Buonasera amici e amiche delle bombe di Vlad, bentrovati al consueto appuntamento settimanale. Oggi sono parecchi gli argomenti da trattare con i nostri ospiti. In primis abbiamo con noi Max Cesarini, esperto di Roma, che ritroviamo dopo qualche settimana. Ciao Max. Ciao, buonasera. Poi ci raggiungerà Gian Maria, che nelle ultime settimane ci sta tenendo compagnia e arriverà a momenti anche Fabrizio Cocchiarone. Max, parliamo in primis della Roma, perché poi quando altri ospiti, l'argomento centrale più che tema campo sarà tema spalti Napoli per tutta la situazione che si sta creando anche di contestazione in una stagione dove da contestare c'è poco e nulla, anche se poi dopo con Gian Maria e Fabrizio e anche con te analizzeremo bene quella che è un po' il clima che si respira nella tifoseria del Napoli. Roma che riesce, classifica la mano non la tengo ben presente, ti devo dire la verità. La Roma è in zona Champions o e si trova subito dopo al quinto posto a pari punti a seguito della vittoria del Milan? La Roma è al quarto posto a pari punti con l'Inter. Ok, quindi è l'Inter che Quindi, si trova sotto. ah, sì, beh, no, no, in realtà è quinta adesso perché, vabbè, anche se abbiamo vinto a Milano, però la classifica avulsa si fa nella doppia sfida, quindi credo che l'Inter abbia una differenza di reti maggiore. Quindi, diciamo, Ok. in questo momento la Roma è quinta, però a pari punti con l'Inter, sì. Però, insomma, è quarta insieme all'Inter. Come hai visto evoluta la Roma nelle ultime settimane? Anche ne stavamo parlando dietro le quinte, e anche grazie al aver ritrovato qualche giocatore che è stato, diciamo, out per la maggior parte del campionato, che Wijnaldum, che nelle ultime due partite in casa ha marcato tanto con il Sassuolo quanto che con la Sampdoria, e arrivare con portare gol dei centrocampisti diventa importante in una stagione dove gli attaccanti come Ebram e Pellegrini, che è un centrocampista avanzato, stanno faticando parecchio. Sì, beh, diciamo che nelle ultime settimane parlare di evoluzione, insomma, una devoluzione, perché insomma, abbiamo sempre detto che il 2023 la Roma stava facendo un altro campionato rispetto all'andata e sembrava aver acquistato solidità, sembrava aver acquistato determinazione e sinceramente cominciavo a credere che fosse arrivata a un punto per cui potesse essere, diciamo, potesse esserci una tranquilla, Champions, nel senso mi sembrava più quadrata delle altre. Poi è arrivata prima Cremona, che ovviamente ha sbarellato tutte queste certezze. Poi la Roma va a vincere a Torino, una partita difficile, se vogliamo fortunata per certi versi, ma comunque giocata aggressiva, e pensi che magari allora si riparte, e invece poi ti rendi conto che quando poi sono rientrate le coppe, dove tra l'altro la Roma ha comunque passato abbastanza agevolmente il turno contro una squadra comunque forte, poi vengono i problemi, e tra l'altro al di là delle prove, perché insomma Roma-Sassuolo è stata una partita un po' matta, dove tra l'altro poi la Roma ha fatto anche tre gol che sono inusuali, però diciamo il primo tempo il Sassuolo praticamente faceva quello che voleva. Con la Lazio è stata una brutta partita per mille motivi, in più ci sono stati due episodi tra virgolette isterici che hanno compromesso entrambe le partite, cioè due episodi abbastanza fuori dal mondo. Poi vabbè, la sosta che ovviamente ha portato le 2000 polemiche che porta ogni sosta dopo una sconfitta, quindi Mourinho che va praticamente a tutte le squadre d'Europa, Smalling che oggi rinnova, domani va via, dopodomani rinnova di nuovo, poi se ne vuole andare, tutte queste belle cose per le quali, tra le altre cose, non mi fanno apprezzare molto le nazionali, insomma, che già le seguo poco, ma poi insomma, se mi portano anche questo, è grave. E con la Samp, chiaramente, non è una partita che possiamo prendere in considerazione, cioè vittoria importante, anche rotonda, tutto sommato, però una Roma in formazione completamente stravolta.
contro che non ha sofferto come costume, perché comunque la difesa della Roma è una difesa che a parte Sassuolo, diciamo, funziona. Se pensi che con la Lazio siamo stati tutta la partita in 10, alla fine la Lazio ha fatto uno o due tiri in porta, non è riuscita a fare tanto. Quindi una difesa che funziona, però insomma l'avversario era onestamente modesto, se devo essere onesto, e senza è un po' spuntato. Di questa ripresa di Wijnaldum che ho visto giocare molto bene, Matic che ormai è imprescindibile, cioè da inizio anno Matic è un giocatore senza il quale la Roma non può assolutamente scendere in campo. E quindi questa coppia, se promette quanto mantiene, può cambiare i prossimi 2 mesi e magari, cioè, visto che come noi zoppichiamo, non è che gli altri corrono, tutto sommato, insomma, la coppa è là. Quindi il problema che ti dicevo prima è che la Roma non riesco a inquadrarla ancora, appunto. Avevo delle certezze, poi arriva Cremona, poi arriva Juve, poi arriva quello che è arrivato. Quindi non so mai che Roma scende in campo. Questo l'ha detto anche Mourinho, e detto da Mourinho è un po' più grave perché so, l'allenatore non dovrebbe dire una cosa del genere, dovrebbe sapere che cosa sta scendendo in campo. Quindi Max, questo non ci cambio di scusami. modulo come lo vedi in ottica futura? Il cambio di modulo che c'è stato domenica? Ma sai, questa è una vecchia polemica qui da noi, nel senso che si dice la Roma chiaramente non gioca un calcio particolarmente appetibile. E molti dicono che col 4-4-2 sarebbe sicuramente meglio. Adesso, ripeto, prendere Roma-Sampdoria come esempio è relativo. La Roma ha giocato bene, ha proposto di più perché ha avuto tante occasioni. Però, non so, a me personalmente come idea piace di più. Però continuo a credere che se Mourinho non la usa è perché ha dei motivi, tra l'altro più o meno li ha detti, cioè lui non si fida degli esterni che ha, e mettere il 4-4-2 o gli esterni di cui non ti fidi a livello difensivo è grave. Questo poi bisognerebbe dire perché non si va ad acquistare dopo 20 anni dei terzini che sanno difendere. Questo è un problema che non ho mai capito. Perché non si risolva. Alla fine i terzini più forti che ha avuto la Roma in fase difensiva sono stati, a parte Maicon, chiaramente, negli ultimi tempi, Florenzi, che non era un difensore, e secondo me Shaarawy è più bravo a coprire tutti gli altri esterni che abbiamo, compreso Spinazzola. Giusto, ecco, forse Karsdorp è quello un pochino meno drammatico in fase difensiva, però per il resto. Quindi credo che il problema sia questo. Poi a me piace il 4-4-2, lo preferirei, però appunto no, non decido io, e per fortuna c'è Mourinho sulla panchina e non io. Ma l'aria che si respira a Roma in ottica Europa League. Innanzitutto saluto Fabri. Ciao Fabri. Ciao Fabri. In ottica Europa League si Amico. respira, diciamo, la sensazione di poter portare a casa una seconda Coppa europea dopo l'anno scorso? Allora, l'entusiasmo c'è, diciamo, la piazza è molto concentrata sull'Europa League, perché vede comunque una squadra più determinata, più attenta. Ha affrontato nelle eliminatorie comunque due avversari non straordinari, però comunque a livello della Roma, e tutto sommato ne ha avuto ragione, diciamo, facilmente. Ecco, Salisburgo perdi all'andata, però era una partita che la Roma doveva finire 2-3-0, però ha sbagliato tanto e poi all'ultimo minuto è arrivato il gol. Però poi al ritorno, insomma, l'ha vinta in maniera semplice. Con la Real Sociedad sembrava un impegno molto probante, tutto sommato la Roma lo ha reso semplice. Certo, il tabellone è una trappola, perché è ovvio che il nostro lato è un lato difficile, però possibile, nel senso il Feyenoord è una squadra più forte dell'anno scorso quando l'abbiamo affrontata, però non è una squadra imbattibile. L'eventuale semifinale ci sono il Leverkusen probabilmente, o l'Union Saint-Gilloise, che è la sorpresa della Coppa. Comunque sono squadre
Leverkusen soprattutto sicuramente difficile, ma non impossibile. Poi certo, in finale c'è il Manchester, probabilmente il Manchester United o la Juventus, cioè due squadre che secondo me sono più forti di noi. Manchester senza dubbio, la Juve anche, perché comunque al di là della penalizzazione la Juve è più forte. E quindi ipotizzare di andare a vincere l'Europa League forse non è tanto plausibile, però non è ovviamente impossibile. Quindi noi ci speriamo e vediamo, però ecco, non è così semplice. Insomma, intanto cerchiamo di arrivare ai quarti e poi cerchiamo anche di vincere la Coppa. Fabri, con te volevo portare un attimo il parallelismo perché tu domenica sera eri allo stadio Maradona e il parallelismo è tra la tifoseria della Roma, che probabilmente da inizio campionato ha realizzato solo sold out nelle partite in casa e Max ce lo può confermare, Napoli che realizzava sold out o bene o male, stadio sempre pieno. Però si è vissuto un clima di tensione nell'ultima partita. Tu che eri in curva, puoi raccontare la tua esperienza e poi diamo anche parola a Max per analizzare da esterno questo parallelismo. Allora, io ero in curva, la curva opposta dove ci sono stati questi scontri. Già prima della partita c'era un clima un po' teso, infatti parlavo con Ecco, Fabri, amici racconta, milanisti. racconta, racconta già dal giorno prima quando si era, cioè, uscito il manifesto di incontro alle 4:30 per iniziare la protesta fuori lo stadio e poi ci racconti tutto quello che è venuto fuori e dentro. Il giorno prima è uscito questo manifesto che voleva essere, io l'ho interpretato come un segnale di coinvolgimento non solo delle frange ultras, ma anche, visto che il principio era quello di protestare contro questo divieto da parte del presidente del Napoli di non tifare con tamburi e bandiere, ma secondo me non era questo il fine. Voleva essere un monito comunque a protestare contro i prezzi, a dir loro poco popolari, protestare contro una definizione di stadio per le famiglie che non è stadio per le famiglie e quindi andare a coinvolgere anche appunto famiglie, bambini. Infatti la protesta, tra virgolette, che è stata fatta nel piazzale antistante allo stadio alle 16:30 è stata vera. Io c'ero, l'ho vista perché mi avviavo allo stadio. È stata una manifestazione più che altro, senza, non violenta, sai, una piccola sorta di prefesteggiamento che non faceva certo pensare a quello che poi è successo durante la partita, perché già nelle ore immediatamente prima, almeno nella mia curva dove stavo io, c'era questa voce che circolava che i tifosi avrebbero scioperato inizialmente solo per 45 minuti, poi è diventata tutta la partita. Però devo essere onesto, in curva A nessuno ha impedito ad altri di tifare. Questo lo certifico perché è vero. Il Napoli ha perso, ha giocato male, i giocatori non erano in campo con la testa, però credo che in minima parte abbia inciso anche la questione che la curva era praticamente in silenzio. Silenzio totale da tutto lo stadio, completamente. E poi di fronte a noi si sono sviluppati questi scontri che c'è chi diceva che erano tra due gruppi ultras perché uno voleva cominciare a tifare e l'altro glielo voleva impedire, oppure si sono sviluppati perché i gruppi ultras volevano impedire ai tifosi di tifare. Insomma, le voci sono state tante. È chiaro che se vuoi una mia idea a questa protesta, ne parlavamo proprio ieri sul gruppo. Credo che sia qualcosa di veramente assurdo, cioè
mo a prescindere da tutte le fazioni, ultras, gruppi, eccetera, eccetera, io credo che proprio noi del Napoli, noi tifosi veri del Napoli, dovremmo essere, non dico soddisfatti, ma molto di più, cioè stiamo vivendo praticamente un sogno. Che senso ha andare a fare una protesta che va a discapito di quella che è la tua squadra? Cioè, io, è proprio per me fuori dal mondo una cosa del genere. Il Napoli, così come tante altre società, ha vissuto negli anni vari avvicendamenti in presidenza, e è atavico questo problema che i gruppi organizzati ce l'hanno col presidente. Era Corbelli, era Naldi, era Ferlaino, cioè è una cosa atavica. Ora non capisco perché in questo momento la tifoseria organizzata debba a fare una sorta di autoboicottaggio, perché io così l'ho vista, piuttosto che gioire per dei traguardi che, ragazzi, fino al mese di agosto era roba utopica. No, senza nulla togliere alla Roma, noi portavamo la Roma come favorita per lo scudetto, per il grande calciomercato che aveva fatto, tra virgolette. Napoli partiva quinto, sesto, settimo. Maghi. Guarda, abbiamo avuto, tu ti ricorderai sicuramente, ospiti che portavano la Roma, Dybala, Wijnaldum, fenomeni, hanno fatto il calcio dammi, migliore. da, dammi i numeri di questi che... ma chi so io... hanno tirato Però per dirti, no, l'Inter, super squadrone, cioè noi stiamo ah, vivendo un sogno, l'Inter, certo. cioè noi viviamo un sogno, dovremmo essere, ma basta con tutte queste cazzate del tifo organizzato, eccetera, eccetera, il tamburo, la bandiera, che poi è notizia di oggi tramite un comunicato del Napoli che portare la bandiera e il tamburo è estremamente possibile, visto e considerato che ci sono delle procedure da seguire, così come in tutti gli iter del mondo per fare qualcosa, no? Veramente è stato qualcosa di surreale, incomprensibile e molto brutto per un appassionato di calcio, di sport e un tifoso del Napoli, onestamente. Ma poi io quello che vorrei capire, questo problema di bandiere, tamburi, si è venuto a creare soltanto negli ultimi 10 giorni? Perché io di recente sono stato allo stadio a vedere Napoli-Cremonese e la curva A e la curva B erano tinte di azzurro con decine e decine di bandiere, striscioni. Quindi è un problema che si è venuto a creare di recente, probabilmente per un mero sfizio oppure per la ricerca di un interesse personale dei gruppi organizzati che avranno certamente mascherato la protesta, alludendo all'assenza di bandiere, sciarpe, quello che vogliono loro, per ricercare un mero interesse personale, che poi per la maggior parte delle volte è quello che si nasconde dietro le contestazioni da parte di questi gruppi organizzati. Ma io credo che loro non abbiano molto gradito le ultime dichiarazioni della Laurentiis prima di quelle di oggi, dove diceva: io voglio importare quello che è il modello della Thatcher, dove ha messo praticamente a posto quelle frange di tifosi che non vivono lo stadio come una no, come uno spettacolo. È brutto perché il tifoso deve andare a tifare, deve urlare, deve scatenarsi in modo lecito. Attenzione. Però giustamente, secondo me, De Laurentiis vuole dare un certo tipo di regole, una su tutte, la questione del posto, perché io non posso sedermi in un posto che mi è assegnato, per il quale io ho pagato, perché poi arrivi tu e mi cacci senza un motivo valido, cioè tu vieni, no, questo è il posto mio, cioè perché? No, è questo quello che faccio proprio una fatica enorme a comprendere. Questo è il mio posto perché io sono ultras. Tu devi urlare, tu devi cantare, tu devi fare, andando a coinvolgere poi anche quelle frange di giovanissimi, di ragazzi veramente giovani, io ne ho visti veramente, che intonano cori contro presidente, contro società, contro, senza un ideale, senza essersi fatti un'idea di quello che è, senza sapere perché, vai ad esaltare quelle masse non ragionanti e chiaramente quello che trovano, quello prendono. Allora, mo tornando al discorso iniziale, loro secondo me non hanno gradito questa nuova impostazione della fidelity a tutti i costi. Non hanno gradito questa impostazione di prezzo
E non hanno gradito il fatto che De Laurentiis abbia detto questa frase: Napoli non sono loro, Napoli siamo noi che andiamo allo stadio e facciamo le persone civili. Loro, secondo me, hanno fatto un po' di... Poi sicuramente ci sarà dell'altro, perché io non credo che per una bandiera che è sempre entrata, il tamburo che è sempre entrato, stanno facendo tutta sta caciara, tutto sto casino. Io penso che ci sia sicuramente dell'altro, ma non sono l'unico a pensarlo, voglio dire. Ma guarda, prima di dare parola a Max per poi analizzare da esterno lui come vede, anche alla luce della tifoseria della Roma, che è sempre presente e a sostegno della squadra indipendentemente dai risultati, quello che tu hai analizzato sulla Fidelity Card, io da quello che ho potuto un po' capire e leggere, è un sistema che il questore, la prefettura e il Napoli Calcio hanno deciso di, un percorso che hanno deciso di intraprendere per, tra virgolette, evitare e anticipare l'eventuale fenomeno del bagarinaggio. Perché? Laddove i biglietti sono venduti a persone che già sono, tra virgolette, utilizzo un termine anomalo e brutto, schedati, perché obiettivamente una persona che può acquistare un biglietto ha la Fidelity Card, quindi è diciamo, in un sistema, o un sistema, diciamo, informatico che riesce a standardizzare quelli che sono i biglietti venduti ai tifosi, si può rintracciare benissimamente laddove quel biglietto venisse trovato online ad un prezzo maggiorato e spropositato rispetto a quello che è il prezzo standard fissato dalla società. Posto a questa questione, lascio parola a Max per analizzare dal suo punto di vista un po' questa situazione. Degli ultras in generale, ecco, non solo in casa Napoli. Beh, diciamo che questo, se andiamo a vedere, è un anno un po' particolare. Sotto certi aspetti, sembrerebbe quasi ci sia un po' tornati magari alla fine anni 90, perché alla fine sono successe parecchie cose che hanno riguardato gli ultras in generale. La Roma, la famosa bandiera rubata con gli ultras serbi. Poi la cosa con con gli ultras dell'Eintracht, dove c'erano in mezzo, si dicono, gli atalantini, gli scontri in autostrada tra napoletani e romanisti, e questi scontri interni, queste guerre intestine che insomma avevo già visto, mi sembra, correggetemi se sbaglio, a Napoli Eintracht A o no, Francoforte, esatto. a Francoforte nella curva. Quindi, per quel poco che capisco di questo mondo, perché appunto poi di alcune dinamiche no, non mi posso permettere di parlare, posso dare dei giudizi, tra virgolette, da borghese che non partecipa a queste cose, però in effetti è un mondo che non conosco nell'interno, quindi poi non voglio neanche dire cose sbagliate. Diciamo che l'impressione... L'impressione che ho è un po' quella che dice Fabrizio. Secondo me c'è altro, perché ovviamente è assurdo mettersi a contestare il Napoli in questo frangente, cioè parliamo non solo di uno scudetto che si sta stravincendo, ma proprio di un'annata che non era neanche ipotizzabile, compresa la Coppa. Quindi temo ci sia qualcosa dietro. Immagino, cioè, a volte queste frange in generale, non il Napoli, ma in generale si sentono un po' padroni della situazione, padroni dello stadio, nel senso che loro tifano, organizzano e fanno ovviamente un grande lavoro in questo senso, dedicano tempo e altro, e questo non c'è dubbio. E questo li fa a volte sentire forse troppo importanti, per cui magari se poi arriva un presidente che in un certo senso snobba questo lavoro, magari anche inconsciamente, non necessariamente per cattiveria, viene preso come un grande affronto, cioè come a noi, cioè lo stadio siamo noi, tu non ci puoi snobbare, e concettualmente, attenzione, ci può anche stare. Basta che non ci sia altro, perché io ripenso a quello che hanno dovuto passare Sensi e Lotito.
quando si parlava proprio dei ricatti, pagamenti, cioè insomma mazzette, altre cose, quindi insomma Sensi e Lodito hanno battagliato tanto contro questo tipo di tifo. Non so, ovviamente Napoli non lo so, non so se oggi è più attuale una cosa del genere, e sicuramente se fosse De Laurentiis non è uno che si fa prendere di petto su queste cose, questo è chiaro. Quindi ecco, se fosse questo sarebbe molto triste, perché ovviamente significa che il Napoli è completamente in secondo piano rispetto alle priorità di queste persone. Se fosse questo, se invece è una, tra virgolette, una sensazione di lesa maestà, come a dire, non ci stai dando il nostro spazio, e quindi magari è una reazione isterica, tra virgolette, che però diventa autoflagellante, questo però non lo so, certo non è bello quello che è successo, è ovvio. Non è bello poi per chi sta tifando Napoli e vorrebbe un ambiente semplicemente festoso e allegro come merita di essere questo momento. Poi come è sempre stato, cioè fino Eh alla sì, peraltro. settimana scorsa, non c'era proprio in mente, cioè non circolava proprio l'idea Beh, però a di... Francoforte qualcosa era successo tra i gruppi, mo, ripeto, non so cosa, però qualcosa era successo. Personalmente io non seguo il mondo ultras molto da vicino, No, quindi ti manco io, posso però dire. ho Non visto ne ho solo più le pallida. immagini. Vabbè, là, Però. a Francoforte, da quello che emerse, ci fu diatriba tra due gruppi ultras che volevano portare avanti loro la leadership nel diciamo, nello stendere quello che è il tifo all'interno del settore, Ah, e ok. non è stato raggiunto, tra virgolette, un accordo pacifico, e quindi si è raggiunto quello che probabilmente sono capaci di fare nella maggior parte delle volte in cui non Vabbè, si il riescono. gioco del chi piscia più lontano, eh? Esatto. Ok. Poco radiofonico, ma No, lo rende perfettamente l'idea. Fabri, tu eri allo stadio, hai visto lo scempio che c'è stato sugli spalti, ma hai visto anche una partita che si è, diciamo, è iniziata, che il Napoli ha avuto un buon approccio alla partita, perché Simeone l'occasione dopo qualche minuto l'ha avuta, non nitidissima, ma comunque una buona occasione da gol. Stessa cosa il Milan, che 2 minuti prima aveva provato con una discesa di Theo Hernandez e palla arretrata su Brahim Diaz che tira piano. Una partita che sembrava sostanzialmente equilibrata, che poi ha avuto un'escalation in negativo, soprattutto dopo il secondo gol, dopo il terzo gol del Milan, che viene realizzato nella fase migliore, probabilmente tra virgolette, sottolineato in rosso 30 volte del Napoli durante quella partita. Che parere hai? Come pensi questa partita possa incidere? Se possa incidere psicologicamente, come ha detto Spalletti, è una buca o una voragine? Ah, parto dall'idea che il Milan ha fatto un partitone, aveva dei giocatori che erano in uno stato di grazia su tutti i Brahim Diaz. Tolgo Leao perché Leao ha avuto molto spazio, cioè non è stato secondo me marcato a dovere, però Brahim Diaz ha fatto assolutamente la differenza, sembrava Ronaldinho. Io non ho mai Non visto stava bene giocare Brahim Diaz, eh? a... Si diceva E che non non era stava bene pure quando stava in campo. in forma. Quindi Pioli l'ha preparata bene perché tatticamente ha schermato Lobotka e ha triplicato le marcature su Kvaratskhelia, che ogni volta che toccava il pallone ce n'erano tre e lui non riusciva in nessun modo a gestire, a giocare, ad alzare la testa perché era completamente chiuso. Dovevano essere Zielinski e Anguissa a cercare di prendere, soprattutto Anguissa a cercare di prendere un po' per mano la squadra, però c'era la sensazione che il Napoli era deconcentrato, stanco in alcuni uomini decisivi quali Kim, quali Anguissa,
chiaramente quando tu non hai Osimhen davanti diventa difficile tenere alta la squadra, tenere in apprensione i difensori. L'inizio non è stato male del Napoli, perché come dicevi tu c'è stata una doppia occasione, un'occasione e mezza va, di Sì. Simeone, comunque sembravano vogliosi. Secondo me le nazionali hanno inciso in modo particolare perché il Napoli ha 16, mi pare 16 nazionali, molti hanno fatto dei viaggi lunghissimi, mi riferisco a Anguissa, mi riferisco a Kim, mi riferisco a Lozano, Politano ha giocato, Di Lorenzo ha giocato quasi 180 minuti, quindi secondo me nella settimana delle nazionali arrivare a una partita così importante subito dopo la sosta per una squadra che ha tanti nazionali può essere un problema. Poi credo che, tornando anche alla questione di prima, un po' l'impatto ambientale non è stato il massimo per un Napoli che comunque è abituato ad essere incitato da 60.000 cristiani che comunque ti danno carica, cioè c'è anche una questione emotiva che è importante, a Napoli è fondamentale. Visto e considerato che ogni qualvolta che vai in trasferta sei seguito da una massa di gente che ti incita all'inverosimile, sei in casa tua, ti aspetti comunque un supporto diverso, ti trovi uno stadio ammutolito, completamente in silenzio, la curva del Milan che fa più casino delle tue due curve. C'era un'atmosfera un po' particolare. Io credo che sia una buca e mi auguro che sia una buca perché comunque si sono uniti un po' di fattori, secondo me, un po' di fattori negativi. Spero che già da venerdì contro il Lecce ci si possa già ripristinare l'ordine delle cose perché è fondamentale. E poi c'è un'altra cosa da dire: la città è completamente impazzita. Veramente. Qua si fanno cose incredibili, strade, palazzi che all'improvviso hanno la facciata azzurra. Gente che porta i manichini di Osimhen sui motorini, cioè stiamo parlando di situazioni che secondo me con tanti punti di vantaggio nella testa di un calciatore pesano, anche perché poi c'hai i quarti di Champions. Ripeto, sono un po' di fattori che si sono andati ad unire tra loro e che hanno creato questa situazione. Senza nulla togliere ai meriti del Milan che ha fatto un partitone, lo ripeto, veramente bravi bravi. Max, tu come analizzi la partita di domenica, anche e soprattutto in prospettiva del doppio match di Champions League? Ma diciamo, io credo che tutto quello che ha detto Fabrizio è abbastanza vero. Sicuramente c'è una commistione di fattori. Allora, non ci scordiamo che insomma, Spalletti lo conosco bene. È uno che, quando anche è stato alla Roma, sia al primo periodo che nel secondo periodo, dove ha fatto le cose ottime che ha fatto, c'era sempre un momento in cui la squadra aveva proprio un crollo, cioè la squadra cadeva giù a picco, magari una partita, magari due. E per questo io lo vedo lui molto concentrato, cioè siamo calmi, siamo buoni. Non, perché sa che queste cose succedono e ovviamente no, non si può permettere di bucare, anche se chiaramente insomma, è veramente quasi impossibile bucare almeno il primo obiettivo. E ovviamente la Champions, che può essere tra virgolette un obiettivo, è chiaro che il Napoli già sta facendo grandi cose, indipendentemente da come andrà. Però giustamente Spalletti deve tenere alta la concentrazione perché sa che con i calciatori queste cose succedono. Il fatto, secondo me, diciamo, è una caduta che ci può stare. Il fatto che sia stata rovinosa potrebbe anche essere un bene, nel senso, dice, ok, ci siamo levati, è andata, cioè non puoi dire che ne so, cioè con la Lazio non è stata una grande partita, però alla fine non riesce a segnare, la Lazio fa il tiro della domenica, ok, ci sta, siamo comunque forti. Invece, diciamo, una bella stranita, così può essere invece d'impatto e dire, ok, ritorniamo a regime.
tutto sommato il Napoli adesso ha una partita non semplice, perché Lecce comunque è una buona squadra, però chiaramente ha la portata per riprendersi, e non ho motivo di pensare che non si riprenda. È chiaro che la testa può anche essere alla Champions della prossima settimana, che ovviamente diventa, con un più 16 sulla seconda, diventa un obiettivo importantissimo e su cui mettere tutta la concentrazione. L'importante è che il Napoli non scenda con la paura di questo 0-4. Ovviamente il Napoli deve scendere sapendo che sta affrontando una squadra forte, con un suo blasone, con tutto, ma una squadra forte che sta a 20 punti sotto, 17, quanti punti sta a Milano? 20. 20? Voglio dire, questa è la consapevolezza che il Napoli deve avere, senza spocchia, senza prosopopea, perché quella è pericolosa, però ci deve essere la consapevolezza. Quest'anno il Napoli mi sembra onestamente consapevole di quello che sta facendo, quindi, e non mi sembra una squadra presuntuosa. Io credo che questa sia una buca che può succedere, non deve succedere in quelle proporzioni, perché non è oggettivamente accettabile, però appunto gli obiettivi sono talmente importanti e uno è vicinissimo, l'altro possibile, non facile, ma non impossibile, per come sta andando il Napoli, per il tabellone che ha, insomma, ha una finale plausibilissima. Poi dopo, certo, finale affronti di caso, affronti squadre che del tuo entusiasmo se ne possono tranquillamente fregare, perché insomma non hanno un'esperienza tale, però poi sai, partita secca, tutto può succedere. Quindi vale un po' come il discorso per la Roma, fatte le dovute proporzioni delle coppe e degli avversari che affronti. La Roma ha possibilità di arrivare in finale. Dopodiché, se lì c'è sta il Manchester o la Juve che sono più forti, sulla carta non passi, però poi partita secca tutto può succedere. Per il Napoli più o meno è il discorso è lo stesso. L'importante è non scendere in campo col Milan pensando allo 0-4. Dimostrerebbe un calo mentale e ancora, allora, che ancora manca qualcosa, una crescita di testa. Anche perché, diciamo, adesso il Napoli concentratosi deve, diciamo, riacquisire, tra virgolette, fiducia in campionato dopo una batosta, nel senso che deve riprendere a macinare, come, perché se ricordi sia Fabrizio che Max, già dopo la sconfitta con l'Inter, che venne sì per 1-0 in una partita abbastanza complicata, i primi minuti a Genova con la Sampdoria, con il rigore sbagliato dopo 2 minuti, risultavano pesanti per la squadra. Quindi adesso bisogna vedere se riesce a mantenere questa forza mentale che gli permette di fare questo step di superare, tra virgolette, agevolmente, anche se agevolmente non sarà il prossimo turno di campionato, per avvicinarsi poi alla partita di Champions League con un morale che risulta essere migliore rispetto a quello dei prossimi giorni che seguono dalla partita di domenica. Anche perché un morale a pezzi non è solamente a Napoli per la semplice sconfitta, è anche in casa Inter, perché vorrei aprire con voi il tema Inter, che adesso gioca in campo con la Juventus per la semifinale d'andata di Coppa Italia, ma l'Inter vive un periodo probabilmente buio, il più buio dall'epoca di Spalletti, perché è vero che con Conte il primo anno si è andati vicino a vincere lo scudetto, il secondo anno di Conte perfetto, l'anno scorso si è giocato lo scudetto fino alla fine, quest'anno però vive un periodo negativo dal punto di vista dei risultati, che lo rispecchia pienamente la classifica, lo rispecchia la continuità che la squadra ha nelle partite, anche con le squadre meno blasonate, Spezia e altre squadre che ha affrontato e poteva tranquillamente raggiungere il risultato pieno, come il Monza, dove eri in vantaggio e ti sei fatto rimontare per ben 2 volte. Max, tu come vedi quest'Inter e qual è la tua opinione su Inzaghi a fine stagione?
resterà allenatore dell'Inter indipendentemente dal cammino che può fare in Champions, o prevedi una società proiettata ad un cambiamento totale, cioè prendere un allenatore che si distacca dal paradigma che è iniziato con Conte e proseguito con Inzaghi? Ma io credo che indipendentemente da quello che succede, Inzaghi comunque no, non è più tollerato all'Inter, sia dai tifosi, ma secondo me anche dalla società. I risultati, ora, è vero che lui ha due fronti ancora aperti, comunque l'altro anno ha portato due coppe, ah no, quest'anno poi ha preso la Supercoppa, no? Oddio, ha vinto l'Inter, ok. Adesso a questa semifinale, se dovesse passarla, comunque ha una finale agevole con Fiorentina o Cremonese, quindi quello potrebbe essere un trofeo. In Coppa dei Campioni, comunque un po' a stenti, però alla fine è arrivata dove è arrivata, quindi cioè è arrivata dove è il Napoli, in maniera diversa, ma tanto la sta. Ora, certo, se vince la Champions, non lo so che cosa succede, penso che a Inzaghi faranno una statua, però insomma la vedo abbastanza difficile. Parlando dell'attualità, Inzaghi l'anno scorso, cioè non è che l'anno scorso ha regalato lo scudetto al Milan, proprio, al di là dei meriti del Milan, che ovviamente ci sono, questo è chiaro, però gliel'ha praticamente servito sul piatto d'argento. Quest'anno doveva vincere lo scudetto, chiaramente no, non ci si poteva aspettare questo Napoli, va bene, magari non vinci lo scudetto, ma insomma 10 sconfitte, sei là, poi per carità alla fine arriva a Dama, perché comunque l'Inter è sicuramente uno dei posti è il suo, però insomma sicuramente no, non dovevi stare a meno 21 punti dal Napoli, insomma, quindi Inzaghi campionati fallimentari, ha portato dei trofei, ma insomma aveva la squadra oggettivamente più forte, quindi difficilmente poteva non vincerli, diciamo, questi trofei, anche se ovviamente sono importanti, non si può sminuire. Quindi io credo che il lavoro di Inzaghi all'Inter non sia considerato di livello. Credo che le strade si separeranno. Non so poi se l'Inter andrà su vecchie conoscenze, o magari proverà, che ne so, si era parlato ultimamente di italiano, e vabbè, De Zerbi è sempre attuale per chiunque, insomma, Tiago Motta. Va De Zerbi è come il bianco, sta su tutto, a un certo bene per punto. tutti, è vero. Sì. Quindi questo, vediamo. O Thiago Motta, anche se ha appena rinnovato col Bologna, però chiaro, se poi ti chiama l'Inter, ovviamente ci vai, non è che quello è chiaro. E tra l'altro è una scelta interessante, che poi Thiago Motta sta facendo molto bene. Quindi però Inzaghi al 99% non c'è sulla panchina l'anno prossimo, sempre che finisca questo campionato, peraltro. Fabri, tu quest'Inter, anche demeriti dell'allenatore sicuramente ce ne sono, ma se non porta vuota, non riesce a mettere la palla in porta, perché a 30 centimetri dalla linea la spara fuori. È un periodo dove all'Inter gira male tutto, e secondo te l'investimento Lukaku estivo, come tra virgolette minestra riscaldata, quanto può aver inciso su questa squadra anche mentalmente? Ma guarda, Nico, non è solo Lukaku, perché Lukaku quando è arrivato all'Inter la prima volta c'aveva Conte, che è un martello pneumatico, è uno che se non sei in condizione non giochi, se non sei al top, come dice lui, non giochi mai. Cioè è uno che ha preso Lukaku, mi pare dal Manchester, ora correggetemi, Sì, ha United, sì. preso 80 Lukaku dal Manchester. 40 milioni. Gli ha fatto spendere una grande cifra all'Inter, però è un giocatore per il quale, è un allenatore per il quale il giocatore stravedeva, infatti è andato all'Inter per lui, ed è un giocatore che Conte gli ha detto: tu vieni qua, io ti metto in forma e tu mi fai un numero di gol esagerato. Ed è andato Aveva un effettivamente altro così. fisico con Conte, lui, eh? Aveva un Cioè altro lui era fisico. proprio
completamente diverso. Adesso è fuori forma, è fuori fase. Tuzzo adesso. Cioè, in Sì. Inghilterra è maturato troppo dal punto di vista di prestanza fisica. Ma sì, Oh, ma sembra guarda. Fabio Simplicio alto 2 metri. Io ricordo un gol che lui ha fatto contro il Napoli di Gattuso, dove lui ha preso il pallone a metà campo, si è fatto 70 metri palla al piede e ha buttato la porta a terra, ha tirato fortissimo, come se come a bere un bicchiere d'acqua. Adesso è demotivato perché chiaramente sente che la società non punterà più su di lui, perché Marotta l'ha detto proprio a chiare lettere. Tornerà al Chelsea, poi vediamo, ma non credo che tornerà mai più all'Inter. Ha un allenatore che non sa che pesci prendere, perché diciamoci la verità, da quando ha perso l'anno scorso lo scudetto contro il Bologna, perché era suo lo scudetto, ha completamente perso la bussola e non sa che cosa deve fare. In più l'Inter c'ha un altro problema, che c'ha Skriniar che è già andato via. Skriniar è un leader dello spogliatoio. Skriniar era il capitano dell'Inter. Adesso tu sai che andrà via. Quindi, secondo me, i problemi veri dell'Inter sono stati tre: puntare su un giocatore che era già stato a Milano, ma con un allenatore diverso che gli ha fatto fare un percorso diverso, che aveva un pedigree diverso, perché Conte è uno che vince. Mo elimina il Tottenham che ha avuto dei problemi ambientali, ma Conte vince, vince sempre, vince ovunque va. E Inzaghi non è la stessa cosa. Che Inzaghi, ragazzi, Inzaghi che ha vinto niente. Cioè, sì, ha vinto la No, Coppa beh, Coppa Italia. Italia, la Supercoppa italiana, però Con la sai, Lazio però ha fatto molto bene. ha fatto molto bene, è vero, sì, però tu vai all'Inter che c'ha la squadra più forte del campionato, cioè No, c'ha la cioè, rosa più forse non è forte. per quei livelli. Non è per quei livelli. E quindi No, ma poi chiaramente. l'Inter per riprendersi Lukaku, e attenzione, io stravedevo per Lukaku, quindi è una scelta che ci può stare, però poi l'Inter per prendere Lukaku poi non ha preso Dybala, per fortuna nostra. Oh, non so se questo avrebbe cambiato i destini dell'Inter, attenzione, però chiaramente comunque Dybala sta facendo bene, problemi Giusto, sì. fisici a parte. Mentre C'è Lukaku Mourinho che lo ama proprio in un modo indecifrabile, quindi è chiaro sì, anche, beh, cioè, è l'unico giocatore di calcio che c'ha la Roma, quindi accende la luce, è chiaro, è chiaro. Però, cioè, l'Inter per fare gol adesso in semifinale di Coppa Italia sta giocando con Dzeko, che ha 36 anni, che cioè fenomeno. e no, non segna, è un mostro, ma se no l'Inter non segna. Sì, c'ha Lautaro, è vero, ma Lautaro non è una macchina, voglio dire, non è una macchina da Lautaro gol. va a periodi, Lautaro va a Sì, pure periodi. lui a periodi. E quindi, secondo me, questi sono i tre errori proprio gravi che ha fatto l'Inter. A posteriori è facile dirlo, però anche la questione Skriniar, tu sapevi che comunque il ragazzo era in bilico, cerca di trovare una soluzione, cedilo subito, rimpiazzalo subito. Cioè, avere, io lo dico per esperienza personale, Insigne l'anno scorso per il Napoli era un freno. Insigne è andato via a gennaio dopo tutto il casino che hanno fatto, eccetera, eccetera. Ma lui già era andato via. Avere un giocatore che è importante nello spogliatoio, che già se n'è andato, pesa parecchio. Quindi questo è l'errore grave. E poi prendere Lukaku, ma prendi Lukaku, che significa? Scusami. Cioè, prendi un Lukaku fuori forma, sfiduciato, che non giocava al Chelsea l'anno scorso, ha giocato tre partite, quattro partite, ha fatto tre gol in croce. A che cosa serve? A che cosa ti serve? A niente. E quindi questi sono gli errori. E poi ci metti che Inzaghi non è, quantomeno è Inzaghi ha perso la convinto. squadra dalle mani, non ha più il controllo Sì, della non lo sua. seguono più, non lo seguono più, non lo seguono più. E poi secondo me c'è troppi giocatori che sono vecchi. Mkhitaryan, Acerbi, De D'Ambrosio, Vrij, Acerbi, cioè, Dzeko.
Sì, c'è bisogno di un po' di svecchiamento. Non dico di prenderli tutti e sbatterli fuori, magari come fece il Milan con i vari Zambrotta, Gattuso, Inzaghi, eccetera, eccetera. Però più o meno cercare di trovare Piano una via piano. di mezzo, perché sono troppo, ormai sono bolliti, secondo me. Vabbè, però questo è un problema del calcio italiano e tutto il calcio Sì, italiano per vari problemi economici sta prendendo giocatori, cioè la Roma stessa, ma anche la Juve, cioè prendono giocatori grandi, magari di nome, che comunque in Italia possono fare la differenza, perché magari in Premier, cioè ovviamente Matic fa la differenza qua. A quella velocità oggi in Premier Matic avrebbe un po' di difficoltà, dico per dire, no? E quindi c'è proprio questa tendenza dovuta a una situazione economica che si è creata negativa. Il Napoli in questo ha fatto invece una grossa cosa, perché ha svecchiato, ha puntato sullo scouting, su giocatori importanti, però non famosi. Cioè, poi dopo ci vuole anche la fortuna di trovare persone che poi si integrano, perché poi cioè, i Kvaratskhelia e i Kim si possono prendere, ma poi magari arrivi in un altro ambiente e hai un altro tipo di resa. Quindi, però quello ecco, è una cosa che credo che il Napoli abbia fatto molto bene, Giuntoli, tutto il suo staff, perché poi insomma Giuntoli ha dietro una squadra molto importante. Una squadra di persone che sa lavorare, e quindi credo che quella sia la via, soprattutto cercare di togliere questi direttori sportivi che hanno già i loro accordi e cose, cioè quello che poi è il male del calcio italiano degli ultimi anni, cioè dove quel direttore sportivo lavora solo in quell'ambito, in quella zona, cioè non può funzionare così, basta. Io purtroppo lo so bene come funziona, insomma, alla fine sono sempre le stesse dinamiche, anche adesso che è cambiata la proprietà e tutto quanto, però vedo delle dinamiche che rimangono quelle. In questo Napoli quest'anno è stato bravo a credere in Lobotka, dopo comunque un anno che non era sicuramente andato bene. Insomma, quindi ecco, bisogna fare i complimenti a Napoli che sta andando fuori dal concetto calcio italiano, oltre al risultato del campionato, anche a livello Prima proprio mentale. di chiudere vorrei fare una chiosa, un ultimo argomento da trattare, la situazione in casa Chelsea, perché il Chelsea con il cambiamento di proprietà che c'è stato quest'estate ci sta capendo relativamente poco, perché ha cambiato nel giro di 8 mesi due allenatori, ha speso 800 milioni tra gennaio e agosto dell'anno scorso, comprendendo anche gli ingaggi, e si tratta di una squadra che ci sta capendo relativamente poco. Il prossimo allenatore che stanno trattando come primo obiettivo in Nagelsmann è esonerato 200 al Bayern Monaco, ma c'è anche la suggestione John Terry. Ed è su questa suggestione che io voglio lasciare la parola a Max e Fabri per chiudere puntata odierna. Sì, beh, il Chelsea è inspiegabile, cioè è la dimostrazione che vabbè, ovviamente il Chelsea gioca in un campionato dove non basta spendere i soldi perché sono tutti forti, cioè voglio dire, i soldi spendono tutti, anche il Bournemouth spende i soldi, quindi bisogna spenderli col cervello. Non so che dire di Potter, nel senso era uno che aveva fatto bene al Brighton, addirittura al Chelsea, tanto per spendere altri soldi ha pagato una clausola rescissoria per prenderlo in corsa e si è trovato probabilmente in una realtà più grande di lui. Dopodiché quando tu paghi dei giocatori 80-100 milioni, giocatori sì, sicuramente bravi, ma insomma, semi sconosciuti, forse gli dai anche un peso che non è detto che questi riescano a sopportare. È vero che la Premier ha dei margini che sono spaventosi,
però insomma il Chelsea ha completamente toppato, deve ricominciare tutto da capo sperando di non aver buttato questi soldi, perché poi questi 800 milioni di giocatori sono in questo momento tutti svalutati, chiaramente, quindi non è che domani te li vai a rivendere, perché ovviamente sono tutte minusvalenze per adesso. Beh, Nagelsmann è stuzzicante, tra l'altro è stato esonerato, non so perché, da Bayern, sicuramente per qualche problema loro interno, perché ovviamente il Bayern ha dei parametri evidentemente di altro tipo, ma insomma non credo da un punto di vista del gioco. Quindi No, Nagelsmann Max, è Max, interessante. adesso ti svelo perché io ho un amico di papà che vive in Germania, è tifoso del Bayern Monaco e mi ha spiegato perché. Svela, svela. Ma la cosa è abbastanza divertente perché Nagelsmann è fidanzato con una giornalista di un giornale locale e tutte le cose che sapeva Nagelsmann uscivano il giorno dopo sul giornale. La Ah, gente è certo. venuta a sapere questo e l'ha messo alla prova dandogli una notizia che era totalmente falsa. È Ah, uscita sul vedi. giornale il giorno dopo, quindi si sono resi conto, hanno avuto la prova ed è stato licenziato. Ah, Vabbè, guarda però che questo questo è è. lo Però scoop. pone bene, cioè nel senso dimostra che il Bayern è una squadra con gli attributi. Dice: io ho dei principi e me li tengo perché io sono il Bayern, non ho bisogno di nessuno. E quindi giustamente tu vieni a vincere, ma non è che ci sei venuto tu, ci sono venuti tutti a vincere. Quindi te non mi servi e lo trovo carino. Un po' come Garcia qui a Roma con la Brienza, però insomma Garcia non faceva. Queste, non faceva le soffiate che stanno ancora insieme, tra l'altro. Fabri, tu Hai c'è un capito? punto su Chelsea. Ma secondo me la cazzata più grande è stata quella di esonerare Tuchel secondo in classifica a ottobre, cioè per 4-5 partite dove si è andato male. Onestamente, questo ti ha fatto vincere la Champions. Era lui che gli ha fatto vincere, sì, ha vinto la Champions 2 anni fa con Sì. il di Guardiola. Cioè, quella è stata la cazzata più grossa che si poteva fare, anche perché tu a inizio anno hai costruito la squadra sulle sue indicazioni, hai comprato i giocatori che voleva lui, cioè, e tu arrivi a ottobre, pensi bene di prendere un allenatore che sta allenando un'altra squadra, pagare per farlo venire, e poi stravolgergli completamente tutto l'organico, dal portiere all'ultima riserva, senza manco interpellarlo, secondo me, perché non penso che lui abbia scelto giocatore per giocatore quelli che voleva e quant'altro. Andando a prendere dei giocatori che mi sono sconosciuti, perché Fofana dall'Leicester, mi pare, pagato una cifra 90 milioni. assurda. Ragazzi, ma perché? È quello che dicevo prima, cioè metti anche un Cucurella. peso a Fofana che dice: ma io chi so che valgo 90 milioni? Hai capito? Cioè, io ho sempre giocato nell'Ester, a volte ho fatto anche la panchina, vengono questi e mi spara la nostra cifra 90 enorme, milioni. ma chi sono io? Giustamente, però No, ci sta. conta che l'Ester è abile nel fare i pacchi difensivi, perché ha venduto Maguire a 85 milioni di euro dal Manchester United qualche anno fa, Mamma 90 mia, milioni di manco regalato Maguire, mamma mia, manco regalato vorrei, guarda. io penso che Ne basta i bagnets. guarda, insistere su Tuchel sarebbe stata la cosa migliore, secondo me. Poi se proprio devo cambiare, non mi vado a prendere Potter, che per carità, con tutto il rispetto, ma cerco di andarmi a prendere un top allenatore, che ne so, Zidane, che comunque c'ha una certa esperienza con dei giocatori importanti. Che ne so, mi vado a prendere Luis Enrique, che comunque stravolgo completamente, però do una filosofia, cerco di impostare in un certo modo, cioè, ma non so onestamente che cosa sia passato nella mente di questa nuova proprietà del Chelsea. Ma guarda, Che pare, come dicevamo prima, che sia molto interessato anche a De Zerbi. Speriamo che non lo bruciano. secondo me la scelta di cambiare Tuchel era dettata dal fatto che
la nuova proprietà non l'aveva scelto lui, quindi l'avvento della nuova proprietà voleva portare anche le proprie idee, quindi alla prima opportunità utile l'hanno licenziato. Secondo me si è voluto puntare su un allenatore locale, anglosassone, inglese, e per riportare, che stava facendo tra l'altro un buonissimo calcio. E quindi secondo me l'idea è stata quella. Dopodiché evidentemente non è stata felice, ma insomma non credo sia tutta colpa di Potter. Insomma, credo che sia No, ma stato... assolutamente Cioè no. lui secondo me ha sbagliato perché è chiaro, ti chiama al Chelsea, ci vai. Però uno deve anche avere la capacità di dire ok, forse non è il momento, finisco il campionato e capiamo meglio. Chiaramente a rischio di perdere un'occasione, però posso pure capire che uno dice oh, qua non mi ricapita, Ah, questo sì, giustamente. questo è vero. Però adesso poi bisogna vedere che succede a Potter. Però E chi ci vediamo. va al Chelsea, poi? Vediamo. Secondo me l'idea di John Terry non è peregrina, proprio anche sempre per questo discorso qua. Comunque riporti un beniamino, però poi la valenza di Terry allenatore onestamente non la so giudicare. Questo lo scopriremo nelle prossime puntate del campionato. Ragazzi, io vi saluto. A settimana prossima, che probabilmente sicuro settimana prossima ci sarà di martedì la puntata, probabilmente tra 2 settimane verrà posticipata a mercoledì perché c'è Champions League per le 21 e quindi per trattare più gente e i posti con noi verrà anticipato il giorno dopo. Io ringrazio Max. Ma Gian è vivo, sì. Che è successo? Gian Dove ha vai? avuto un problema, mi ha mandato il messaggio, Ah, voleva entrare, poi si è reso conto dell'orario e ha detto va bene, la settimana prossima. vabbè, basta che uno solo. Aspettiamo. Va bene. Ragazzi, buona serata, Grazie, grazie grazie. Buona a tutti. Ciao serata. ragazzi. Ciao.